Salve a tutti dello stadio Mario Sandrini, prima intervista pre-partita del 2023. Buon anno a tutti da Federico Zuliani e da mister Massimo Donati, che ringraziamo per essere qui con noi. Mister, sono state settimane di poca festa e di tanto lavoro, lo sappiamo. Come sta la squadra, come l'ha vista in questi giorni e quanto avete lavorato? No, abbiamo lavorato bene, come sempre, è normale che quando si sta un periodo senza giocare partite, ti mancano, no? Perché si vive per giocare la partita della domenica, però ragazzi hanno lavorato bene, bene come al solito, tanto ma sempre con grande entusiasmo per poter riprendere il percorso, il cammino che abbiamo lasciato con l'anno vecchio. Di conseguenza è importante, è importantissimo per noi ripartire subito col piede giusto come abbiamo finito. E abbiamo finito, tra l'altro, purtroppo con qualche acciacco. E qual è la situazione attualmente dal punto di vista fisico della squadra? Come stanno quelli che sono usciti anzitempo per infortunio o quelli che non c'erano perché già fermi? Ma qualcosina, qualche giocatore è stato recuperato, qualcuno invece ha ancora dei problemi, qualche problema si è aggiunto, quindi da quel punto di vista c'è qualche problema, c'è, però come nell'anno vecchio dico sempre che alla fine se non c'è un giocatore c'è un altro che vale tanto quello prima, perché è dall'inizio che credo moltissimo e vedo che alla fine siamo una squadra che può sopperire a delle assenze, basta solo che tutti entrino in campo con la voglia, determinazione, con la fame giusta per fare il risultato, per fare grandi, grandi partite. Quindi qualche problemino c'è, ma non è che mi preoccupa così tanto. Prima partita dell'anno, prima partita del girone di ritorno, quindi troviamo una squadra che abbiamo già visto. All'andata il Legnago fece bene e conquistò i 3 punti qui a Sandrini, e ovviamente nel frattempo sono cambiate tante cose, le squadre hanno un girone sulle spalle, c'è stato il mercato. Che avversario si aspetta di trovare, mister, rispetto a qualche mese fa, e che partita pensa di fare il Legnago? Ma sicuramente sappiamo che nonostante la loro classifica, la partita non sarà facile per noi, perché il campionato ha dimostrato che tutte le partite sono molto complicate contro chiunque vai a incontrare. Poi appunto c'è stato il mercato, quindi un po' quello che si è visto all'andata viene cancellato, no? Con giocatori nuovi, magari in maniere sistemi diversi di giocare. Di conseguenza sappiamo un po' le caratteristiche degli avversari, siamo preparati su questo, sappiamo che giocano bene, bene a calcio e molto probabilmente non meritano la classifica che hanno, di conseguenza è una partita difficile da prendere con le pinze, però noi vogliamo fare bene, ripartire bene alla grande, quindi al di là degli avversari che rispettiamo, per noi dobbiamo pensare a fare un'ottima partita di intensità. E si parlava appunto di mercato. Il Legnago ha fatto due inserimenti, salvo che arrivi qualche giocatore libero, il mercato Legnago si può definire chiuso, no, mister? Ma partiamo dai giocatori che sono arrivati, Fede e Ale, che sono molto bravi, positivi, ottimi giocatori, di conseguenza ci danno una grossa mano in un gruppo che era già formato molto bene, però si sono inseriti alla grande. Se dobbiamo prendere qualcun altro non lo so, adesso vedremo se ci sarà qualche opportunità, ma ad aggiungere al massimo un altro giocatore, non di più, perché ripeto, il gruppo era buono. E non avrebbe senso andare a cambiare più di tanto. Sono già molto contento dei due ragazzi che sono arrivati e adesso vedremo per il resto. Perfetto, ringraziamo mister Donati, ricordiamo l'appuntamento per domani a Montebelluna per la prima di ritorno del nostro Legnago Salus. Grazie mister, di nuovo buon anno a tutti e anche a mister Donati, sempre forza Legnago. Grazie, buon anno a tutti.